Soprattutto nel primo tempo la catena di sinistra è andata abbastanza bene, mi riferisco a Rossetto e Mikoski da questa parte. Caric ha fatto un buon secondo tempo, dimostrando personalità, capacità di andare al tiro, buon palleggio. E la cosa importante, come ho detto prima, è che abbiamo fatto un buon test e abbiamo messo minuti nelle gambe. Abbiamo preferito farli allenare, perché venivano da due partite in 4 giorni. Santiago era un po' affaticato da martedì, idem al Faleme, idem al Badoro. Si sono allenati a parte ieri, anche oggi, e da domani rientreranno tutti in gruppo. Allora, Caric si può candidare, ma non parlerei di carenza organica in quel ruolo, perché abbiamo Palmisano che si è dimostrato all'altezza, abbiamo Silvestri che è una buona alternativa. Caric sicuramente è un giocatore importante che ci può dare una grande mano, anche perché viene anche da un campionato importante. Per quanto riguarda Celiak, è un giocatore affidabile, è un giocatore importante perché ha dimostrato negli anni di poter giocare a buoni livelli. Può fare sia il terzo centrale di difesa, sia il quinto a destra. È un giocatore importante che può ricoprire diversi ruoli. Manca più di qualcosa e lo sappiamo tutti, ma nello stesso tempo siamo anche ben consci che il mercato non è finito. Abbiamo la fortuna di avere un direttore molto molto bravo, abbiamo ancora 10 giorni. In questo momento manca qualcosa davanti, più di qualcosa, e vediamo un po' di fare qualcosa sugli esterni.